mondo, le forze dell'ordine in genere sono sempre attenti a tutti i reati, a tutte le ipotesi di reato. Cioè, non c'è un atteggiamento rilassato o rassegnato, ci proviamo sempre. E in questo caso, ad esempio, in questo omicidio, si denota intanto che ormai qui in procura da un po' di tempo cerchiamo di stare sul pezzo, cioè su tutto ciò che avviene, anche di anni passati, vogliamo cercare di capire, ci proviamo. E ad esempio anche in questo caso con il collega Capomolla e il collega Prontera, per quanto riguarda la procura, sono stati sostanzialmente determinati e sono stati sul pezzo. Stessa cosa per quanto riguarda i carabinieri che hanno ricostruito in modo diciamo minuzioso la susseguenza logica non solo di pezzi di videoregistrazione o di telecamere, ma anche di audio, ma anche di intercettazioni ambientali, e sono riusciti a costruire questo mosaico fino ad arrivare ad un alto indice probatorio, ad un alto indice probatorio dei quattro arrestati di questa mattina. Con l'occasione vi presento il nuovo tenente colonnello dei Carabinieri che sostituisce il colonnello Greco che voi sapete è stato trasferito a Roma, è stato sostanzialmente promosso al Ministero delle Difese e qui abbiamo il nuovo tenente colonnello che già ha dimostrato di avere le doti per poter sostituire degnamente Greco, che è il tenente colonnello Carrubia. Il giovane capitano, avete visto, è stato quello che sul campo ha tirato le fila per arrivare al risultato di oggi. Allora, risentiamo immediatamente, non è stato semplice, siete andati alla ricerca di elementi incontrovertibili.